Negli studi che oggi vengono presentati, uno studio che sta facendo la Scuola d'Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con l'Università di Genova e anche un ospedale, un centro diciamo ospedaliero in cui c'è un chirurgo vascolare molto noto anche in Italia, era per dimostrare la presenza di una sostanza che si chiama resveratrolo, che in quantità superiore nei vini prodotti in altitudine, non solo nei vini quindi contenuta nelle uve, ma anche in altri tipi di frutto come la mela per esempio, che si trova in quantità decisamente superiore rispetto a vini o frutti coltivati e prodotti a livello di pianura e collina. Economicamente sostenibile fino al giorno d'oggi la viticoltura eroica, possiamo dirlo che lo è, magari con dei distinguo a seconda delle zone, però sicuramente gli aspetti positivi ci sono nella maggior parte delle aree geografiche, se non in tutte le aree geografiche in cui abbiamo la produzione e una viticoltura cosiddetta viticoltura eroica o di montagna. Chiaramente quali sono i vantaggi? Zone viticole sicuramente non con grandi estensioni, primo. Secondo, il vantaggio di avere una variabilità di vitigni, in modo particolare vitigni autoctoni, poi condizioni climatiche che a volte favoriscono anche dei trattamenti antiparassitari ridotti, contenuti. E in ultimo, la produzione di vino è sempre vino di qualità, che quindi sul mercato riesce a inserirsi bene. Da un lato le particolarità di questi vini ottenuti da questi vitigni autoctoni, dall'altro la qualità dei vini stessi.